mio Dio, stavo riguardando dei video vecchi che avevo registrato in questi giorni ed è un bel po' di tempo che non registro la serie Skyblock, quindi oggi la registriamo e vi porto pure il video. Era ovvio, mica registro e poi butto il video. Potrebbe essere successo una volta, ma facciamo finta di niente. Quindi, signori, nuovo episodio della serie Skyblock. E io direi di iniziare subito, c'è molto da fare, molto da fare. Oh! Giusto, ci eravamo lasciati sull'isola dei diamanti. Io mi ero messo a farmare come un animale, nel vero senso della parola. Cioè, guardate quanta roba. Cioè, io vorrei smettere, però il mio cervello dice farma ancora, farma ancora. E quindi farmiamo ancora. Tra l'altro, per chi si fosse perso l'ultimo episodio, c'è da morire da ridere. Io vi invito ad andarlo a vedere perché succede di tutto. E tra l'altro, ero anche caduto e avevo perso tutte le mie cose. È stato un momento triste. Se cado, cioè, se cado, non ho cibo, non ho praticamente niente, ho solo la speranza di arrivare a casa e depositare il tutto. Devo cuocere tipo il ferro, tipo le robe, così mi posso creare le cose. E poi decidiamo cosa esplorare. Vediamo cosa esplorare. Io intendo mi butto qui. Siamo arrivati a casa. Buongiorno, mucchino. Buongiorno, maialino. Però sto morendo di fame. Non corre più il personaggio. Amici, non corre più il personaggio. Allora, intanto che si fa notte, mi sono fatto l'armatura di Diamond. Perfetto. E volendo li possiamo usare per fare. Allora, intanto prendiamo, esatto, questo qua. Ci facciamo degli stick e ci facciamo tutti gli utensili con il Diamond. Perfetto. Oh, cioè, guardate che bello, che inventario da sogno è. Eh? E ora l'unica cosa che in teoria ci manca è appunto del carbone, esatto, perché non ne ho più di tanto, e anche del cibo in realtà. Quindi mi sono craftato tutti gli slab della vita, dormiamo e poi appunto iniziamo l'esplorazione. Allora, per ora andiamo un attimo nell'isola dei villager a rubare il cibo e poi ce ne andiamo. Oddio, un'altra isola di diamanti, stiamo scherzando. Oh mio Dio, vabbè, andiamo ancora lì per forza. Allora, mi sono fatto 4 panini e una crafting table, perfetto, ora che abbiamo il cibo più o meno, possiamo andare ad esplorare. Qui abbiamo già fatto tutto. Questa, vabbè, non ci sarà più di tanto. Anzi, sapete cosa? Ce ne andiamo nel portale dell'End, totalmente a caso. Quindi mi devo craftare per forza un secchiello, prendere l'acqua e ce ne andiamo nell'End, sperando che ci facciano andare. E andiamo a prendere dell'acqua. Una volta presa l'acqua, andiamo nell'End. Allora, ho fatto un piccolo parkour qua de zona. E allora costruiamo sopra l'acqua come se fosse una mega diga. Tra l'altro bellissimo, comunque questa è una delle mie bottiglie preferite, che detta così suona un po' strano. E il mio piano era ce ne andiamo direttamente sopra il portale, che in teoria è già aperto. Dai, speriamo sia già aperto, altrimenti è la fine. Ah, però forse servono le Ender Pearl. Le Ender Pirla, come direbbero in italiano. Ok, acqua messa, aspettiamo che faccia il suo corso. Vabbè, possiamo già buttarci in realtà. E vediamo cosa succede. Credo che non si possa ancora entrare però. Eh no, dai, io dove le trovo tutte queste cose? Vabbè, allora intanto iniziamo ad esplorare qua. Aia, mi sono tipo rotto le ginocchia per sempre. Eh no, non possiamo ancora entrare. Sì, vabbè, ma io dove le trovo le enderpearl? Qui. Non lo so, quindi il nostro obiettivo è diventato trova le enderpearl e cerca di entrare nel portale dell'End per finire il gioco? Sì, potrebbe essere. Ma potrebbe anche essere che non ci sia niente. Oddio, mi è venuta l'illuminazione. Non ci credo. A parte che non ci credo a come potrei risalire di là. Ok, con questo. Dai, villager! Ora sì che tutto torna. Praticamente, mi sa che dobbiamo andare dai villager, prendere le enderpearl e poi fightare il drago. E così sì che potremmo concludere finalmente la mappa con appunto la sua giusta conclusione. Ora vorrei gentilmente risalire. Ti prego. Grazie. E andiamo a vedere cosa vogliono i villager appunto per le enderpearl. Quindi appunto torniamocene indietro. Avevo fatto una struttura molto pericolosa, perfetto. E vediamo cosa vogliono. Dite che gli devo sbloccare le cose oppure ce le hanno già loro e io non le trovo le enderpearl. Intanto qua sono cresciute i cocomeri, me ne prendo altri. Allora, secondo me devo sbloccare le cose. Quindi io direi di iniziare a prendere tutto il necessario. Ovvero, vediamo cosa vogliono questi. Tipo degli smeraldi o dell'oro? Oddio, mi è esploso un creeper in parte. Ma che palle, ma sapete che succede davvero ogni episodio? Cioè, io lo dico per scherzare, ma in realtà succede davvero ogni episodio. Vabbè, ho messo anche l'alto forno nel dubbio. Guardate che schifo. Ah, vediamo cosa ci commercia il commerciante. Giustamente, il suo lavoro, vedi di fare qualcosa di buono, grazie. No, assolutamente niente. Sei un fallito come sempre. Cioè, devo fare tutti gli scambi, però non so quanto convenga. Cioè, tipo, questa non ce l'ho io. A meno che. Ah.
qua la situazione cambia. Quindi bisogna fargli aumentare un botto di livello per farci dare le cose. Devo prendere gli smeraldi sostanzialmente. Ok. Allora, signori, mi sto dirigendo verso l'altra isola dei materiali. Uno, perché sarà piena di smeraldi. Due, perché ho visto una cesta in lontananza. E quindi, che fai? Non la prendi la cesta? Magari ci sono dentro tutte le enderpearl, che ne sai, quindi ti svolta completamente la serie. Esatto, siamo arrivati. Perfetto, e guardate qui, sia quanti smeraldi e anche diamanti, e sia quante ceste. Ora vorrei rompere un attimo qua. Perfetto, così ci facciamo il tutto giusto, più o meno giusto. Spawner di scheletri? Eh sì, però diciamo che per il momento ti lascio non spawnare. E non abbiamo trovato niente di interessante. La bardatura per il cavallo, non so cosa possa servire, però vedete che è pieno di roba. Quindi io mi sa che mi metto a minare totalmente, più che i diamanti, gli smeraldi. Manca un po' di diamanti. E in caso ci vediamo dopo, vediamo i villager cosa ci danno. E soprattutto se non ci danno le Enderpearl, non lo so, troverò un modo, troverò un modo. Ah, che bello minare i diamanti, che bello minare i diamanti. Allora, credo proprio di avere l'inventario più ricco della storia. Quindi si sta facendo pure notte, molto male. Lì c'è l'isola di ghiaccio, che carina l'isola di ghiaccio. Dovremmo andarla ad esplorare. C'è pure un orso polare, no, che bello, e sotto mi sembra di vedere anche roba. Però per il momento la cosa che mi preme di più è andare a vedere cosa mi danno i villager. Quindi, con un parkour rischiosissimo, torno dai villager, faccio qualche scambio e in caso vi aggiorno. Se non ci danno niente, magari possiamo anche chiudere l'episodio, mi informo un po'. E poi nel prossimo episodio andiamo a fightare il drago dell'End, a.k.a. Ender Dragon. Signori, guardate cosa ci dà le Ender Pirla. Eh sì. Quindi togliamo un attimo questi che non ci servono assolutamente a niente. Yes, quante ce ne dai? No, me ne manca una, mi sa. Non ci credo. No. Ah, forse non può fare lo scambio per il momento. Non ci credo, me ne manca una. Allora, voglio mettere giù un po' di cose. Torniamo al portale dell'End. Mamma mia, so che questo episodio è molto incasinato, un continuo vai, torna, però devo farlo. Allora, in caso non ci fossero abbastanza Enderpearl, magari chiudo qui l'episodio, così poi voi mi dite come posso fare per fargli sbloccare di nuovo il trade. Magari bisogna solo aspettare. Sinceramente non saprei. Quindi mettiamo via tutto, poi riprendo quello che mi servirà. Riprendere, togli, 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 togli. E ci riprendiamo le Ender per le questi. E vabbè, questi li metto via. E mi prendo anche gli slab. Ah no, però aspetta, sono un idiota. Io devo fare l'occhio di Ender, mi sa. Eh sì, e dove lo trovo il fuocherello? Dai, oh mio Dio, che casino. Però in realtà ho pensato una cosa, quindi mi sa che dovrete intervenire voi. Per creare il portale dell'End, in teoria serve tipo l'Enderpearl più il fuocherello per farla diventare tipo occhio dell'End, una roba del genere. Quindi, qui entrate in gioco voi. In caso chiudo l'episodio, così nel prossimo episodio andiamo a sconfiggere il drago dell'End. Scrivetemi intanto dove trovare il fuocherello, non lo so, magari lo dà qualche villager particolare. E soprattutto come risbloccare il trade di quel villager, perché sinceramente mi servirebbero più di 5 Enderpearl. Ora non so più che villager era, magari questo, no, non mi ricordo, vabbè comunque sarà qui di zona. E spiegatemi come sbloccare i trade. Secondo me c'è solo da aspettare, però magari c'è qualche trucco segreto. Vediamo se era lui, se era lui, vedete che è ancora bloccato. Non lo so, vabbè, scrivetemelo voi. Quindi signori, anzi, scambiamo dell'oro, magari lo sblocca, no. Vabbè, quindi signori, mi tolgo le cuffie con la fine di ogni episodio. Credo proprio che questo sia tipo il penultimo episodio. Dipende tutto se quest'uomo mi scambierà o meno altre Enderpearl. E soprattutto dove trovare il fuoco. Ma vabbè, scrivetemelo nei commenti in caso. Io vi ringrazio per la visione. Vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero 2:45, con un nuovo video. Ciao!